Il destino ha deciso che io devo vivere nella miseria. E va bene, sia così, ma devo stare bene in salute, non mi posso ammalare, io me la voglio godere questa miseria. Uno dei giorni più belli della sua vita, così lo ha definito Luigi De Filippo, figlio illustre e maestro del teatro partenopeo ed italiano, accolto a Potenza, dove ha ricevuto la laurea honoris causa in scienze filosofiche della comunicazione, riconoscimento conferito dalla magnifica rettrice dell'Università di Basilicata, Aurelia Sole, insieme al corpo docente, per evidenziare il suo grande ruolo nella cultura nazionale. Dal canto suo, l'autore ed interprete di centinaia di commedie ha affascinato l'aula magna del polo umanistico, con la Lezio Magistralis dal titolo Un cuore in palcoscenico, intensa cronistoria della vena artistica della famiglia De Filippo, dal padre Peppino agli zii Eduardo e Titina, nella quale ha sottolineato proprio la rappresentazione teatrale del nucleo d'origine, raccontato con divertimento e comicità, ma senza tralasciare intense riflessioni di vita, insieme veleno e medicina come valori per raccontare il quotidiano dell'uomo e dare senso all'esistenza. Voi ci piacete tanto a tutte e due, mia moglie con voi. Fare salto, nessuno fa lo scemo come a voi. Ed allora la pergamena non poteva che essere dedicata alla moglie Laura, alla figlia Carolina e la nipote Emma Nicole, figure importanti che lo hanno accompagnato lungo una carriera eccezionale. I docenti del Dipartimento di Scienze Umane. La commissione di laurea. Non resta quindi che procedere ora con la solenne cerimonia. Grazie a tutti. Il direttore del Dipartimento di Scienze Umane, il professor Paolo Augusto Masullo, dà lettura della motivazione del conferimento della laurea honoris causa. Per avere mantenuto teso il filo di una straordinaria tradizione, lunga ben oltre un secolo, che, muovendo dal basso e dall'immediato gesto di un popolo filosofo, è stata condotta in alto a divenire voce e gesto di ciò che è interamente umano. Anima e parola alla sfuggente tensione di ciascuno d'esser compreso e di comprendersi, avendo espresso nel magico incanto del teatro ironia e tragedia, così com'essa è. Con queste motivazioni, il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane propone.
85 anni di vita. Devo ringraziare chi mi ha voluto qui questa sera. Per me è un onore essere in questa gloriosa università e ricevere questo dottorato. Devo ringraziare in particolare la dottoressa De Fuente, Patrizia. E allora io voglio dedicare questa laurea che mi sarà conferita fra breve alle donne della mia vita, a mia moglie Laura, a mia figlia Carolina, superare tante tante difficoltà, perché assieme a dei belle soddisfazioni le difficoltà ci sono state, come capita a tutti nella vita. Quando io ero ragazzo e incuriosito chiedevo ai miei maestri, che sono stati mio padre Peppino, mio zio Edoardo, mia zia Titina e tanti altri attori che ho avuto la fortuna di conoscere, dai quali ho cercato di rubare quello che mi piaceva, e io chiedevo che cos'è il teatro, e mi ricordo che loro mi dicevano: il teatro è il racconto della lotta quotidiana che fa l'uomo per dare un senso alla propria esistenza. E allora l'amore, la gelosia, l'invidia, la cattiveria, la perfidia che c'è in tutti noi, noi De Filippo l'abbiamo portato sulla scena e ne abbiamo fatto spettacolo. Il teatro dei De Filippo degli anni 30, cioè quando questi giovani fratelli hanno cominciato a imporre il loro teatro moderno, si chiamava teatro umoristico, perché l'umorismo è la parte amara, la parte agra della comicità, quella che fa riflettere. Una coppia di marito e moglie che mi vede per la strada, mi riconosce, mi ferma, dice: scusate, sono scocciato, non riconosco, ma la Gialuasa in stazione, voi siete quell'artista conosciuto che spesso vedete la televisione. Da vicino sembrate proprio un altro. Carmen che dice a te, ma lo stesso, tenete un'espressione più seriosa, non guarda mai a stessa faccia in fissa. Scusate, per quella è l'emozione. Voi ci piacete tanto a tutte e due, mia moglie con voi non fa il salto, nessuno fa lo scemo come a voi. Io spazientito fremo e poi rispondo in un momento. In quanto a questo nego, perché la faccia e i fessi che tenete voi è superiore assai quanto mi credo. Fra noi però c'è grossa differenza. L'artista cambia a recita finita. Palate, la faccia e i fessi la tenete apposta, ma voi, gratis, vi rimane a vita. Dalla legge, noi, Aurelia Sole, rettrice dell'Università degli Studi della Basilicata, visto lo statuto di questa università, vista la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane del 19 febbraio 2015, vista la deliberazione del Senato Accademico del 16 giugno 2015, vista l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 ottobre 2015, conferiamo a Luigi De Filippo la laurea honoris causa in Scienze Filosofiche e della Comunicazione, per i meriti conquistati nel promuovere e sostenere concretamente la grande tradizione teatrale dei De Filippo e per il coinvolgimento di tanti giovani ai quali spera di lasciare l'eredità De Filippiana. Potenza, 4 maggio 2016.
La rettrice raggiunge il maestro per il porgli di tocco. Sono dottore e quindi mi vanto di questo titolo che ho ricevuto da poco e penso a quanto è stato previdente il guardamacchine che sta sotto casa mia, che quando mi faceva parcheggiare l'auto già anni fa diceva: dottore, da questa parte a destra, a destra, a destra. Avevo previsto tutto. È stata una bellissima cerimonia e io ringrazio ancora l'Università della Basilicata dell'onore che mi ha fatto conferendomi questo dottorato. È stato un pomeriggio bello di cultura e di conoscenza reciproca. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti e questo è l'importante. Nella mia compagnia sono tutti giovani, tranne io, però loro mi danno la carica per lavorare bene, l'entusiasmo, perché credono in quello che fanno, come ci credo io naturalmente. E quindi questa passione comune ci aiuta ad andare avanti in mezzo a tante difficoltà, perché la cultura oggi vive grandi difficoltà, perché la burocrazia, il potere fanno di tutto per ostacolare la conoscenza. Ha parlato della famiglia, è un tema ricorrente, la famiglia lucana la abbraccia quest'oggi. La parte culturale, in Basilicata c'è Matera 2019, cosa ne pensi? Penso che è giusto che una bellissima città come Matera venga valorizzata e venga conosciuta nel mondo, perché è un gioiello unico che noi abbiamo coperto con la sabbia, con la dimenticanza, e invece va valorizzato come tanti altri posti molto belli della nostra nazione che non vengono valorizzati come dovrebbero essere. Noi potremmo vivere di turismo, ma alla grande proprio, però la colpa è un pochino anche nostra e non siamo poi questi ospiti perfetti. Non vi arrendete di fronte alle prime difficoltà che ci saranno senz'altro, ma insistete, frequentate altri compagni che hanno la vostra stessa aspirazione, andate a teatro, avvicinatevi alla nostra grande cultura e sperate che i vostri sogni diventino realtà. Oggi viviamo di speranza, realtà ce ne sono poche. In chiusura, omaggio musicale del Conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza con repertorio classico napoletano interpretato dalla soprano Antonella Orofino, accompagnata al pianoforte da Ida Ponzio.